questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cosa porto con me? Come ricordo? Ricordo di aver fatto quello che dovevo fare come Totino e i miei compagni. Sono seduti in prima fila, l'una accanto all'altro. Maria Airaudo, Giulio Giordano, Silvio Frezzè, Elio Pereno, Ernesto Merini, Cecilia Troga. I sei dei sette partigiani, oggi novantenni, assente Odette Bonu, troppo emozionata per partecipare all'iniziativa a cui il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato Resistenza e Costituzione hanno dedicato quattro video per raccontare come appena ventenni, con coraggio e sacrificio, sfidando fame e freddo e vivendo nel terrore costante di essere scoperti, nei 20 mesi di lotta resistenziale hanno combattuto nelle valli torinesi per restituire libertà e democrazia al paese. Dietro di loro due classi quinte di un istituto tecnico di Pinerolo e i sindaci dei comuni di residenza dei partigiani osservano le immagini che scorrono sullo schermo del Polo 900 e che narrano di donne e staffette partigiane, di azioni di montagna, di canti con cui i partigiani accompagnavano le giornate, di stampa clandestina e di messaggi portati da una brigata all'altra, su biglietti conservati in nascondigli di fortuna. A fare gli onori di casa è il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, che ha ricordato come questi uomini e donne siano parte integrante della storia che è alla base della Costituzione e della democrazia, ed il consigliere regionale Elio Rostagno, che ha richiamato l'importanza di aver riunito in un'unica occasione tre forze della società, partigiani, amministratori locali e studenti. Credo che queste tre entità messe insieme rappresentino la forza, la testimonianza e soprattutto l'attenzione per il futuro, e motiva anche noi a fare politica, cercando di evitare che quello che è successo in passato succeda ancora oggi. E tra un ricordo commosso, una poesia recitata a memoria e qualche canzone eseguita con l'accompagnamento della chitarra, non è mancato dai ragazzi della Resistenza un messaggio ai ragazzi di oggi. I giovani dovrebbero capire che la vita non è mica tanto facile. Loro hanno avuto tutto quello che noi non abbiamo avuto dai tempi. Hanno avuto magari troppo. Oltre all'appello a tutti a scongiurare il rischio della guerra. La guerra è la cosa più brutta che possa fare l'umanità, a tutti i livelli, dall'istruzione alle pubbliche istituzioni. Tutti dovremmo combattere contro la guerra. La guerra serve soltanto a fare soldi a chi fa le armi. Basta, nient'altro. L'umanità deve vivere e convivere in pace e in serenità, perché la cosa più bella è quella, vivere a vicenda, aiutarsi in tutti i modi. I video a breve saranno disponibili sul canale YouTube del Consiglio regionale.